Salve amici. Evviva un TVT. Ma però questi sono dei fan. L'ultimo TVT ti è piaciuto? Questo... Sì, vabbè, ma non è che se una volta mi piace di mangiare la pizza con le acciughe, poi mi piace di nuovo la pizza con le acciughe. Ti piace una pizza? Piace la pizza con le acciughe? No, non mi piace. Sì, quindi non... abbastanza. Anche a me piace abbastanza. Non mi fa schifo. Allora, partiamo un attimo. Contest in Nigeria, mangiano la pizza con le acciughe? No, non lo so, ti piace un po'. A proposito, c'è stato comunicato che in Nigeria, cosa si terrà, che evento della pesca si terrà? Voi in una città strana c'è un evento di pesca. Sono un evento di pesca importantissimo, in Nigeria, e io non lo sapevo per niente. E ci andremo, eh. Quindi ragazzi... Raduno dei TCS alla festa del pesce in Nigeria. Quindi, ricordatevelo, tutti a pescare in Nigeria, in questo posto di cui non mi ricordo. Nel lago Balaton. No. Voi andate nel nostro ultimo video, nella descrizione sotto, oltre agli errori grammaticali di Neril. Strano, parli di te in terza persona. Perché sono come il Manzoni, capito? Devo parlare di me. Sto forgiando una nuova lingua. Sì. Allora, sei sulla buona strada. Vediamo che qui abbiamo due concorrenti. Il signor Killer, che non ha 12 anni di sicuro con questo nome. E vediamo. Angels, Damned, anche lui non ha 12 anni. Andiamo a vedere che Angels Damned è il nostro caro fan che ci ha inviato questo replay dicendoci, assicurandoci. Che è una partita ricca di colpi di scena. Io come al solito un TVT ricco di colpi di scena esiste, non lo voglio vedere. Non ho mai visto neanche gli MLG un TVT ricco di colpi di scena. Vi quindi, caro Angel Dame, non so cosa potrai mai aver fatto tu, eh sì. Non te la prendere, cioè, che è un troll poverino a dire. Da TCS Roulette, come al solito, funziona in modi misteriosi. Che neanche noi conosciamo. Ultimate Toss. E quindi dobbiamo assolutamente prendere i replay, non, cioè non li possiamo scegliere noi, la sceglie la TCS. Infatti Ultimate Toss vuole, è tipo un mafioso, ci dice io vi conosco, fatemi i replay. Ultimate Toss, io lo fa, questa, queste mafiate a me piacciono molto, il problema è che poi decidono loro due, capito il discorso? Non lo decidiamo non noi, la TCS Roulette che decide, come facciamo? Esatto. Come più spesso ho spiegato, la TCS Roulette è la mia mano, guidata dalla mia mano, cioè io chiudo gli occhi, muovo il mouse a caso davanti a tutti i vostri replay. E prendo dei replay che sono più corti di 50 minuti. Esatto, cioè la scrematura è questa. Se volete corrompere un TCS, io sono il più corruttibile, ragazzi. Ricordatelo sempre a me. Però lui accetta solamente ragazzi ai tanti, balbi giovani. E non ho capito perché lui sta andando a scoutare in un'altra base che aveva già scoutato. Angel Damned, questo ah, no, va a prendere. In questo caso, caro Angel, Torrenaga è abbastanza inutile perché siete comunque uno all'opposto dell'altro. Sì, forse sarebbe meglio mettersi allo suo uscita qua. Però comunque ci fa piacere che segui il nostro tutorial e che più o meno sai che la Torre Naga è importante. Guarda questo che il nostro tutorial, te non giochi Terra, quindi... I nostri tutorial! Il tutorial di Marco Bruno. Quindi con i tutorial ci scindiamo, siamo una cosa singola, giusto? Quindi tu mi stai dicendo che ti piace fare i tutorial Terra? No. Allora? Non ho detto questo. Sto dicendo che comunque, essendo che presenza il tutorial... Una fabbrica! Scusate, stava parlando a troppo. Essendo che io ti faccio il favore di presenziare, di spendere il mio tempo per i tuoi inutili tutorial, almeno voglio essere parte. Cioè, inutili perché dopo il T-Rex non servono più a niente. E effettivamente è così. Poi scenderete il nostro fan. Tra un po' rifaremo il T-Rex. Sì. No, veramente, lo rifacciamo la prossima volta. New Edition T-Rex. La prossima volta facciamo... No, facciamo... T-Rex Enhanced Edition. Esatto. Ci mettiamo gli Imperial Walker di Star Wars dietro. Per il resto è uguale. Ok, torniamo a seguire. Allora, vediamo un po' cosa stanno facendo. A parte lo scoutare qui che cosa c'è qui? Perché chi ha chiamato lo scan lì sopra? Sono curioso di sapere. Ah no, perché lui non l'ha scoutato, fammi vedere. Sì, è stato lui a farlo. No, però è stato divertente. Comunque ragazzi, questa è una partita sto diventando epilettico di Lega Bonzo, quindi Bonzo, di Bonzo, e quindi abbiamo abbiamo qualche errore normale per correre di rifare. No, per il momento possiamo dire che il rosso, che in questo caso è Killer, sta, questa cos'è? Un'espansione? No, è lo spazio porto, quindi ha fatto è un 1-1-1. Una 1, sì, una 1-1-1, potremmo dire al 99%. No, sì, perché forse per il marine, perché dopo ti serve, perché il gas lo investi. Forse per... lui in realtà è un fan dei TCS in incognito che sta seguendo la guida 111. Basta focalizzarsi su questo disegno, andiamo dal nostro fai tank, allora, va bene, il nostro seguace è bravissimo. Fai tank, ma scusa, i gas sono... Ne ha due, sì sì. Ok, però bisogna che si... Ah no, è perché ha fatto subito... Uè, non so quanto convenga aggiungere subito, vabbè, qui stanno più che altro macrando, quindi ci sta. Va bene, sì, dai, potremmo bravo dire lui, che può andare no, bene. Scoutato, bravo lui, Angel. Però lo scout killer non va fatto qua nell'angolo, va fatto nel mezzo della mappa, perché di solito i Terran li mettono qui. Sicuramente lì vedi gli SCV che raccolgono i minerali, killer. Questo però, è proprio sicuro, ma è poche informazioni. Ho una domanda a proposito degli SCV che lavorano. Questi SCV mi sembrano un po' pochini. Bisogna, Angel Damned,
che ne fai almeno quasi il doppio circa, perché i Terran ne hanno bisogno di un po' di meno i minerali più... grazie ai Mule, però... Attenzione che c'è un primo push con 6 Marine contro... Contro 5 Marine. Però... No! È stato bellissimo. Vabbè, no! Vai, girati adesso. Rincoglionito. No. Rivediamolo. Guarda che vuole andare negli SCV. Oh, che mi... Aspetta, scusa. Questo è APM 75. Cosa ha fatto? Perché il corso dritto nei minerali? Così che è stato una cosa fantastica. No, dai, probabilmente stava guardando qualcos'altro. Come avevo giustamente predetto io, non manca Bruno. Ci sono i tank. E qui invece vorrà veramente fare le Banshee. Sì, comunque... di solito tank e Banshee contemporaneamente. Ci vuole un'altra base. Esatto. Comunque, caro Angel Damned, siamo già all'ottavo minuto. Ma io dico no, questo è sto colpo di scena. Vabbè, dai, mettiamo a fare colpo di scena. Chi l'hai fatta te? Perché? Why? Why? I not understand. Ok. Cosa volevi vedere, Angel? Non lo so, ma l'ha scaldato qui. Sì, cioè. Non lo so. Abbiamo tante domande. Granate concussive contro. Vabbè, non lo so. Vabbè, lui ha visto. Comunque, caro Angel, ricordati sempre: produci tanti SCV e sfrutta assolutamente i mule. La tua economia ha fondamentale bisogno di impennarsi. Allora, di solito le granate concussive le facciamo quando facciamo i Marauder 1 e 2. Quando l'altro sta facendo degli Hellion. Ok, i Marauder ci sono, però, perché di solito le granate concussive servono per non far scappare gli Hellion. Quando stai facendo soprattutto dei Marine, sei contro un altro che sta facendo dei Marine e dei tank, non so quanto le granate concussive possano servire. Di sicuro contro un giocatore che usa i suoi scarrazzali in delle zone. Ah, sì, hai ragione. Può tornare utile qualunque cosa. Vediamo che anche, allora, al fatto di macro gestione mi pare che comunque Enzo sia ancora abbastanza indietro. Ma in fatto di gestione della, in generale della base, tutto il resto, c'è in poche parole che era poche SCV, il problema di base è questo. Sì. No, in poche parole è che ha 1400 minerali. Esatto. Al nono minuto, cioè è molto, no. È molto pulito, vedi, c'è anche fatto il bunker nell'espansione. Non stai costruendo degli SCV, hai bisogno di SCV, hai bisogno di un sacco di SCV. Però comunque mi piace un concetto di base che c'è, capito? Si fa il suo bunker, si espande presto, cioè il giocatore c'è, gli manca il la tempistica sugli SCV e su pratica, come spendere i minerali. Esatto. Bisogna solo che si alleni un po' di più. Hai poche linee di produzione, 2000 minerali e poco saturate. Abbiamo sempre detto, cari Terran, vale anche per i Protoss, sì, ma in maniera troppo minore, poco gas perché qui ne è uno. Esatto. Quando accumulate dei minerali, buttate giù un sacco solitamente casino. E adesso sì, stai iniziando a buttare giù perché molte. Viking. Non lo so. Viking. Molto probabilmente vuole Viking. Fare una gioia. Con Reaver. Finalmente dopo quasi, la seconda quasi volta. Possiamo vedere la visuale del rosso per vedere cosa ha scautato fino ad adesso. Vediamo, questa è la sua visuale proprio. E dai, ha scautato tutto adesso. Prima ha dato un'occhiata qui. Perché però... prima ancora qua. Qua in alto. Sì, però qui lì ancora ci stava, magari era uno di quei giocatori che non scauta con l'SCV. Essendo in lega più bassa, ci può anche stare, ma dopo questa davvero. Ragazzi, ricordate di usare gli SCV per scoutare. Ah, un pseudo esercito della morte. Sì, vediamo cosa c'è da attenderlo. È proprio l'esercito della morte. Ci mancano le medivac. È vero, mancano le medivac. Vediamo cosa c'è dall'altra parte. Stanno uscendo. Ad qui c'è un bunker. Aia, senza un tank. Hai veramente poca roba. È vero. Non penso. Allora, o lui è talmente stupido che non. Glielo rimanda ancora dietro nella linea di. No, prende anche posizione. Via. Quindi ha un concetto, ha un'idea di quello che deve fare. Non so fa lo scan, ci scommettete? Voglio vedere se ha energia. Perché li ha tolti? Mi sfugge qualcosa. Dai, li vedi, ok. Quindi sta. Bisogna solo che li sposti un pochettino perché ovviamente. Guardiamo la visuale di Angel Demon, vediamo cosa sta facendo. Vedete. No, proprio. No, ce l'ha fatto. Se ne accorge, cecchinerà giustamente prima questi. Come può Angel risollevarsi da questa situazione? Penso sia veramente critica. Ah, lui sta fermo lì e non fa niente. Esatto, o molto più probabilmente fa le Banshee Angel's Dam, perché ho visto che creava. Ma con così tante. Ma con così tante comunque. Ci vuole la ricerca della dell'invisibilità. No, no. Tempo. Ah no, lo metti giù. No! Ritardato! No! Ah, ok, ho capito come fa. Colpo di scena. No, colpo di scena! Killer ritardato.
Ecco il colpo di scena. Tra l'altro hanno entrambi, lui ha lo steampunk e non lo sta usando. Mi piace anche perché questo. Perché sennò perde la vita. Lo metto nell'esame dei colpi di scena, va bene. Chiuso, va. E cosa colpisce? Il celestico bando. Ah no, ok. No! Facepalm. I marini attaccano in aria, caro Angel's Damned. Però comunque bravo, perché vuol dire che sono dei pochi giocatori che si ricordano di questa funzione del centro di comando. Non quando tutti. Oh, tengono incredibile! Attenzione, micro incredibile! Però guarda che ce la fa. Dai! No! Ha vinto il fucile. Contro la trivella. Però attenzione, perché qui c'è un altro SCV che so che non ho... Attenzione che sta per uscire la Banshee. Abbassa per far uscire la Banshee. Esatto. E non tra l'altro uscire Marine. Sì, è qua la Banshee e forse si creerà, si tornerà di serie. Un colpo. No. Basta un colpo e muore. Vada, tratta, via. E adesso push, linea di produzione per entrambi. Una Banshee, un SCV e un Marine contro due Marine. E abbiamo 3000 minerali stolati. Va bene, adesso bisogna che qui si riempia tutto, anche qua. No, chiedo scusa Killer, perché forse se mi è ritardato era troppo forte. Anche perché magari c'è il tuo amico Piemo che esatto. Potrebbe prendersela. Rincoglionito, non offendo nessuno, dico rincoglionito. No. Tra l'altro di una navetta vuota. No, torna indietro. Okay, c'ha pensato. Allora, Killer, come si chiama? Angels Damned. Hai 2700 minerali, fai 5-6 caserme e TL attive. Assolutamente. Oppure fai altri due centri di comando e spargili per la mappa. E... i potenziamenti, metti gli SCV nella raffineria, perché mi sa che ne hai ancora uno dall'inizio del gioco. E soprattutto fallo adesso che noi te lo stiamo dicendo. Mi raccomando, non che questo replay sia già stato giocato. Abbiamo un altro push, però questa volta il tank purtroppo non hanno ancora la modalità d'assedio. Qualcuno mi spieghi i ghost. Lo so io, vuole fare i cosi lamp contro le Banshee. Guarda, incredibile! Se lo fa, vado a casa sua, anche se abita in Russia, gli chiedo scusa in ginocchio. E se abita in Nigeria? E se abita in Nigeria? A maggior ragione, così pesco anche. Poi mi approfitti per far parte sì. del contest peschereccio. Ok, perché adesso Angel Demon riprende a produrre SCV, a macchiare tranquillamente, conscio del fatto che suo avversario è completamente fatto comunque. Abbiamo questa. La invisibilità contro Ghost. E qui uno scan per vedere. La vede! A meno che non fosse Killer a farselo su se stesso. No, dai. Okay. Sarebbe bellissimo, No, dai, è stato lui. Sarebbe stato bravi. Magari voleva controllare. E bisogna sempre ricordarsi, quando si fanno i Ghost, di creare questo, perché altrimenti escono e hanno pochissima energia, non quanto basta per fare un round di amp. E quindi non va assolutamente bene. Ci sono anche delle Viking che stanno uscendo da parte di Killer. Sì, diciamo che è un po' confusionaria la linea di produzione per entrambi i giocatori. Stanno facendo un po' delle unità, cioè in realtà bene o male ci pigliano, perché facendole a caso tutti e due ci stanno facendo un gran pacciugone. Veramente, quanto è bello il Ghost. È l'unità della razza più bella. Ecco. È l'unità più bella della razza più bella. Già, comincia a esagerare. Attenzione, perché qua abbiamo avuto un piccolo ingaggio. Notare la Banshee è riuscita a distruggere quello. Le Banshee sono deboli ai Viking. Eh sì, beh, ci sta. Giusto, perché non possono colpire. Esatto. E attenzione, perché mentre la Banshee è riuscita a eliminare ben un SCV, facendo 7 SCV, scusate, facendo un ottimo lavoro, arriva giù un Raven che, se usato in maniera perfetta, potrà bloccare gli attacchi delle Viking, dei Viking e anche dei Marine. Complimenti ad Angel's Damned. È veramente un'altra occasione finalmente da vedere in azione i Raven, unità che purtroppo da quando castiamo abbiamo visto usata veramente. Allora, piccolo accorgimento per i Terran, quando lasciate a parte questo, che è un attacco molto fatto bene, sì. Quando lasciate il vostro esercito nel mezzo della mappa, i tank stendeteli per sicurezza. Non lasciateli così allo sbaraglio, perché vi fanno... soprattutto contro gli Zerg, per caso passa lì un manipolo di Zerg, avete perso tutto, di Zergling, avete perso tutto quanto. E adesso andremo a vedere come utilizzerà il caro Angel's Damned, se avrà le skill, le competenze giuste. Attenzione, flanking! Comunque sì, Killer... Flanking stafava, però. Comunque, un tank lì. No, ma ci sono le rocce qui. Cioè, questo non... Sai qual è il problema, però? Killer macra molto meglio rispetto ad Angel's Damned. No, quindi adesso lui toglie i tank dal di qui per spostarli in avanti, wow. Li perde tutti qui. Io non so cosa succederà, ma per me sarà bellissimo. Guarda, li toglie, li va avanti sotto il fuoco dei tank. Metti giù quel tank, ti prego. Vabbè. No. Vabbè, però ne ha vendute tre. Sì, e anche range. Non ce la può fare. Killer ha failato un'altra volta. Inoltre c'ha la Banshee in giro, quindi che se non l'ha rimandata là. No.
Chi ha fatto la Banshee, scusate? Qua c'è quella. Gliela distrusse proprio un viking. Ah, durante okay, la rush. Va bene. Allora adesso vediamo come utilizzerà il... Oh, attenzione, questo qua. Yeah! No! Guarda! È stato molto divertente. È sceso apposta per farsi colpire dal tank. E adesso? E adesso... Ah, mi sa che è finita per kill, per Angel Damned. Adesso è veramente... Arriva la Banshee... La Banshee della salvezza. Occhio però al Ghost! Occhio che c'è il Ghost! Potrebbe fare... Non ce n'è stato bisogno, perché chiaramente la Banshee ha attributi, diciamo, non consono a farsi sparare. È leggera... No, ma la Banshee è leggera e il Ghost fa... Dimmi che lo usi, se lo usa... Hai fatto amp... Non ce l'ha fatta, non ha avuto il tempo. Non ha avuto il tempo, l'energia ce l'ha. Ma non ha avuto comunque la capacità in quel momento di usare nella maniera più funzionale. Ci sta, è ancora in bronzo, lo ricordo. No, infatti volevo che tu però andassi in Russia a chiedergli scuse per quello che volevo. Ma neanche. No, dai, ha giocato malissimo. Dunque... Tanto messi così neanche Marco Bruno, dai. Ehi. Comunque il motivo per cui... Oh, guarda che esplosion, Ghost è ancora vivo e ci saluta con i suoi pezzi. Ed ecco che arriva il Raven della salvezza. Lì. Torretta! Lì. No, la torretta si mette sopra il tank. Qua, così poi esatto. Anche perché come puoi vedere è fuori range, però magari era la prima volta che creavo un Raven in vita sua. Adesso si... No, lì! Via avanti! No, qua ci sono prendendo le misure. Sì, adesso la arriva. Adesso la mette qui per sicurezza, perché magari non può stare... Arriva l'altra Banshee, fine. Esatto, poteva usarla... Sin dall'inizio, e ovviamente il tank non può fare niente. Però arriva il momento quando... Che tutti... Dove sono i vostri eserciti? Perché hai 5300 minerali e hai 40 supply? Al 22esimo minuto hai 40-70. Devi fare 8 basi. Notare che ancora una volta la parola perché torna prepotentemente in questo... Prepotentemente. Purtroppo è vero. E adesso non ci rimane che... 40 supply contro 20. 47 contro 27. Oh, attenzione, vediamo se questa Banshee ci saluta. No, perché sceglie giustamente di andare contro i Marauder scendendo giù. Come dargli torto? Forse tu non sai ancora chi sono i Marauder. Voleva giustamente, perché adesso può andare a concentrarsi sui Marine. No, perché non manipolo di Viking. Ok, scappare, però adesso per me Angel Demon deve uscire. Ci sta facendo schiacciare troppo. Deve assolutamente provare ad andare a costruire delle unità e ad attaccare. Ma esatto, è troppo chiuso. Guarda, nessuno è potenziato e continuano ad arrivare. Oh, è arrivato un altro Ghost. Ale. Però il Ghost è una buona scelta, perché comunque fa male contro i leggeri. Sì, sì, infatti. Quindi... è una scelta molto molto intelligente. Però c'è il problema che... Del gas, il gas. Devi prendere del gas. 3 SCV per ogni giacimento. Per ogni geyser. Cioè, va bene. Faccio vedere uno sniper round. No, perché cioè dopo diventa visibile, invece preferisce attaccare in questo modo, incredibile. Però arriva il Raven, che tra l'altro aveva fatto quasi proprio fortunatamente il caro Angel's Damned. Ha portato fortuna a questo punto di vista. Esattamente. Io vorrei raccontiamo delle barzellette. Qual è? Come mai abbiamo deciso di fare un TVT di un fa? Ah, già la TCS. Maledetta TCS Roulette. Io non a caso mi faccio corrompere. Perché il problema è che io non voglio accusare nessuno, però mediamente la skill media dei nostri fan Terran è un pochino più bassa della skill media dei nostri fan che ci seguono delle altre due razze. Quindi la TCS Roulette, andando a prendere un TVT Terran, mediamente, statisticamente prenderà... Esatto, è una motivazione statistica. Esatto. Perché ci giocano più persone. Esatto. È il tuo modo di dire che nessuno, per come le tue guide inutili, è capace di giocare a questo gioco. Dillo, avanti. Usate con Relax. Ma resistere ve l'ho insegnato per un mattino. Soprattutto per colpa delle guide inutili. Attenzione, perché abbiamo un all-in qui da parte di... No, quelli sono per caso. Ah, ok. No, quella però veramente... Diamo un'occhiata comunque ai rifornimenti. 40 secondi o 70. Fermo dal quinto minuto. Sì, 46. Oh, ecco perché bisogna sempre lasciare i tanchi in assedio quando vi muovete. Vabbè, qui c'è l'esercito. Rallentato dalla granata conclusiva, ci saluto. Arriva anche il Ghost. Però a questo punto vediamo cosa succede. Questo tank furtivamente uccide tutto quello. Dai, facci vedere i colpi di scena. Adesso una bomba atomica sul suo esercito. Come ha fatto Jinro. Esatto. Magari. Io pagherei i soldi miei per rivedere una cosa del genere. E allora dopo mi dai un po' di soldi e te lo faccio rivedere. No. Allora. Attenzione che continua a crescere. Questa scena è imbarazzante. Ale che l'ha visto. È vergognoso. Ta-ta-ra, adesso magari... Ta-ta-ra. Magari stendi lì. Attenzione! Questi. Ce l'ha fatta! Adesso è veramente dura per Killer. Riuscirà a ribaltare questo grande svantaggio anche in termini di supply che è venuto a crearsi. Non vorrei sbilanciarmi, ma Angel Demons è in un vantaggio
Clamoroso! No, perché sta perdendo, tutto. Ha detto Angel Demons. Infatti è Killer che sta vincendo. Adesso lui diventa invisibile. Ah, allora ho fatto una piccola gaffe. Clamoroso! Attenzione! Gaffe. Però attenzione, attenzione perché... questo ghost. Sto facendo il ghost, è il ghost della morte. Oh, questo ghost che... No! Guarda che è lì, molto sospetto. Continua il rally point di tutti i suoi edifici ad essere... È ritardato, avevo ragione fin dal principio. No, è un bronzo, smettila, poverino. Chiedo scusa. Quando tu eri bronzo giocavi peggio, quando giocavi terra, Nintendo. Quando io gioco terra gioco peggio di così. E basta, detto d'ora in poi allora switchiamo. Tu giochi terra, Marco Bruno gioca Zerg e io gioco Protoss. No, io gioco Protoss. Allora io gioco Zerg. Bravo. Posso giocare Protoss io? No. Te devi giocare terra. E devi fare così. Esatto, ma ma la cosa più importante è ogni tanto fare gli scan a cazzo. Ok, lo terrò a mente, Neri, grazie per avermi insegnato anche questa cosa. Allora, in questo momento siamo al 29esimo minuto e 29 SCV sono pochi. E anche 15, eh? Anche 15 sono pochi, ma lui abbiamo constatato che... No, ma scusate, ma io cosa gli serve gli SCV? Hanno 6.000 minerali, il blu. L'altro è 2.500, perché devo fare gli SCV? Capite il discorso? 18 supply, di cui 15 sono... sono non lo SCV. So. Cioè, quindi, secondo me ha ragione Kill e ha ragione Angel. Ciao. Io ho 6.000 minerali sottratti, perché devo fare gli SCV per avere altri minerali? Perché fino ad adesso non hai fatto nulla, perché no, hai 6.000 minerali. Angel, per me, comunque lo vedo un giocatore che potrebbe farsi. Vedo proprio... la capacità sì, gestione ti manca la macro. Ci manca tu devi fare un sacco di allenamento e di linee di produzione. Io vedo veramente proprio un buon prospetto, la vera tragedia killer, secondo me, dai. Già dalla scena, perché non può essere un buon prospetto anche lui. Ma dai, è completamente fatto. La scena imbarazzante dei marine che correvano da di lì si era già capito. Sì, di che pasta fosse fatta. Attenzione! Perché questo non è steso? Attenzione! Però no, non può fare niente. Killer è in clamoroso svantaggio. Cioè... com'è in? Svantaggio. Clamoroso. Ragazzi, clamoroso! Posso mandare un po' avanti? No! No! Vabbè, tanto qui abbiamo... alla fine aveva ricercato solo il cloaking e non il Moebius. Il Moebius Reactor. Questo non va assolutamente bene perché chiaramente quando esco... attenzione, vediamo l'entrata in scena... dei Thor? No. Vorrà forse potenziare... cosa? Che non ha più uno ancora. Non ha neanche l'engineering bay, credo. Lo so io, vuole potenziare gli edifici. Ale, vi ho fregato tutti. Oh, però... no, come ce la fai te, non ce la fa nessuno. Però bisogna veramente... buffone! Attenzione, arriva il... no, Banshee. Perché ti fai le Banshee? Clock delle Banshee. Anche no, la parte... ecco, momenti. Questo non si deve fare, ragazzi. Forse... tu hai 1300 minerali, fatti altri due spazioporti. Ma che Bruno, abbiamo toccato il fondo in questo momento. Forse abbiamo iniziato anche a grattare. Il fondo l'abbiamo raggiunto quando giochiamo i 3v3 con Marca Bruno. Quello okay. È quando raggiungiamo il fondo proprio tranquillamente. Mentre qui io direi che stiamo semplicemente osservando due giocatori che sono in via di formazione. Dai, Angel Dempa. No, Angel è in via di formazione. L'altro è in via di sformazione. L'altro è in via di essere in estinzione, se vogliamo fare le rime. Attenzione, esercito della morte. Fammi vedere che stendi prima un tank e poi metti avanti gli altri. Beh, adesso questi due adesso... li sposti davanti, sì, se sono un po' feriti. Bravo così. Bravo così, spostali, non lasciarli da soli. Ok, adesso la faccia di spostare i tank comunque e prendere posizione è un pochino troppo avanzato come concetto. Già non mettere i tank contro il fuoco nemico è un bel passo in avanti. Sì, direi che quello è già qualcosa. Assolutamente, adesso attenzione bisogna che ci sono due Banshee, però c'è il Raven, non è assolutamente... Guardate, quelle Banshee sono inutili. Stai lì. Non farti da muro, vabbè. Dai, un po'. No, nel senso è abbastanza bene, secondo me. Boom, perfetto. Poi con Raven vede ogni cosa. Facci vedere il GG e abbiamo finito. Per favore, scrivi GG, Killer. Ciao, Killer. Ci vediamo in Russia. È stato un piacere. Non lo so. No. Perché deve essere russo? Beh, è francese. Ha maggior ragione, devi mangiare il Olin. Olin finale. Cattiveria. I supply che finalmente si sono sollevati a 107 di Angel's Demon. Attendiamo con pazienza F10 il e con ansia. F10 R o S? R in italiano. F10 R. Va bene, ragazzi, dai, io vi intrattengo facendo... Allora, vi racconto una battuta. Okay. Allora,
Un marine, no scusate, ho sbagliato. Non sono in grado di raccontare le battute. GP maiuscolo! Ecco, perché il colosso si è ribaltato? Perché è sbilanciato. Uccidetelo, vi prego. Angel Demon. Ah, Angel Demon che dà, che dà prima lui. Si dà l'auto GG. Che si dà l'auto GG. Chile dal GG, ma ancora non ha livato. Quella battuta è una tristezza clamorosa. Le più brutte, ma. Questo è quello che succede dopo mezz'ora di un TVT inguardabile. No, ma non ha ricostruito la propria base, verrà rilevato. Rivelato, scusa. Perché non sta rivelando? Ha delle speranze. Dovrei dire una cosa. Dilla. I TCS hanno da sempre un lavoro anche di interazione sociale e anche loro hanno. Noi TCS abbiamo il nostro modo di lanciare dei nuovi costumi. Quindi direi che ormai l'imbocca al lupo è superato, mi spiego. Bocca al drago, vuoi dire? No, dobbiamo utilizzare in bocca al Protoss. Che non ce l'ha. Che non ce l'ha. No, vabbè, ma nessun Protoss ha la bocca e tu sei l'unico in bocca all'ultralisca. No, si dice in bocca al Protoss e non si dice, è risaputo che e per counter e ovviamente quando uno dice in bocca al lupo dice crepi il lupo. Invece per dire crepi il lupo non si dice il Protoss. Crepi il lupo. Non si è dirà, passata mezz'ora. Non si dirà crepi il Protoss, si dirà Mass Marauder. Capito? Quindi oggi avete imparato questa nuova usanza. Due battute squallide. Sì, per coprire questo fail clamoroso. No, è stata una bellissima Poi, partita. Poi, non si scouta alla cieca sprecando degli scarrazziali. Soprattutto essere. Dopo aver già visto dove era la base del tuo avversario. Killer. Si fanno delle unità, ma prima ancora di fare delle unità si fanno degli edifici. E non a caso, precisamente, piuttosto che fare questo tipo di build, se... entrambi i giocatori avessero fatto solo delle caserme, sarebbe andata meglio. Esattamente. Perciò ragazzi, Angel's Damned, io direi che i tuoi errori semplicemente sono stati quelli di fare pochi SCV, basta che giochi un po' e vedrai che tutti questi errori passeranno. Mentre Killer, per favore, ucciditi. Angel, ti ringraziamo perché ci hai ancora una volta ricordato quanti TBT metti in uno spazio ultra marginale da parte Killer, fra due settimane esce Diablo, prova quello. Detto questo ragazzi, io sono sicuro che la partita non vi sia piaciuta, così come ha sottoscritto, ma magari sì. Per me Ades è piaciuta e noi è una partita che ci fa vedere che agli inizi tutti commettono degli errori e prendere spunto da queste partite ci può aiutare a migliorare. Però guarda che lo spunto filosofico di Marca Bruno, uccidiamo il gioco adesso. Possiamo salutarli, per favore, che li stiamo tenendo anche troppo. Detto questo ragazzi, ma poi sai cosa mi dà veramente molto fastidio? tu essere saccentino in continuazione. Perché non posso essere io saccentino ogni tanto? Fai saccentino. Ah, ma perché qui ragazzi bisogna fare così e così. E no, perché io questo. I colossi si sbilanciano. Ragazzi, alla prossima.